Mattina presto, alba, XIII secolo avanti Cristo, Monte Ida. 3200 anni fa, invece, è Troia, proprio la grande Troia, che in questa indagine chiameremo Troia City, per non cadere in banali equivoci. Lo chiamarono Alexandros, Alessandro. Deriva dal greco Alexo, difendere, e da Anerandros, uomo. Significa difensore degli uomini. Come è cominciata la guerra di Troia? Come dite? Amore. Menelao, rimasto a mani vuote, perse l'equilibrio. Ma uccidilo, Priamo, uccidilo! E Paride? Paride! Troia City è in preda al furore di Achille, il più grande. 77 uomini ha ucciso, fino a che Troia non fu distrutta, per la seconda e ultima definitiva volta. La verità non si scopre, si perde. Un eroe vero e un codardo falso. Un eroe falso e un codardo vero si mischiano fra loro. Nello specchio non si intravede più né l'uno né l'altro. Frammenti, ancora frammenti.